Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Giardina da Trapani e questo è il canale Modding Planet. Oggi voglio parlarvi di questo nuovo accessorio che ho acquistato su Amazon, ovvero di una semplice striscia LED domotica collegabile con i nostri assistenti vocali Google Home o Alexa. È compatibile anche con sistemi Apple e sistemi Android. Per quanto riguarda gli smartphone, è possibile comandarli tramite applicazioni, appunto. Inoltre è presente anche un tradizionale telecomandino che comunque consente di effettuare operazioni su queste strisce LED. Ho scelto questo kit perché mi è piaciuta la chicca del microfono presente sulla centralina che gestisce tutto. Questo kit, adesso andremo a vederlo nello specifico, ha presente anche due microfoni che rendono questo kit un po' più particolare rispetto agli altri, perché è in grado di percepire i suoni ambientali e adattare la luce al ritmo appunto di musica, tra virgolette. Quindi adesso andremo a vedere un pochettino tutto nello specifico, perché magari detto così suona strano. Ho preferito fare due video, uno dove parlo di questo prodotto spettacolare e l'altro dove andiamo insieme ad installare questi LED sulla mia postazione. Quindi andrò a fare due video, perché facendone uno risulterebbe troppo lungo e rischierei magari di annoiarvi. Quindi ragazzi, su questo video andremo a vedere questo prodotto, nell'altro video che andrò a fare sul mio canale andremo a vedere come le installo io sulla mia scrivania e cose come, diciamo, le piccole trucchetti che ho imparato col passare del tempo sulla mia pelle, visto che comunque ho fatto la stessa operazione anche sull'altra scrivania e quindi, diciamo, questa scrivania la sto un pochettino mettendo in pratica tutto quello che ho imparato sull'altra scrivania, facendo le stesse cose sull'altra scrivania, perché per chi non ci ha fatto caso, magari io mi piace molto personalizzare gli oggetti e vado un pochettino ad ottimizzare, renderle più fighi, più personalizzati gli oggetti che ho in casa, facendo appunto queste piccole modifiche che ritengo che siano molto belle, perlomeno per quanto mi riguarda mi piacciono parecchio. E niente ragazzi, bando alle ciance, andiamo a fare un piccolo unboxing di questo prodotto, andiamo a vedere come si configurano queste LED, come si collegano al nostro sistema di Alexa in questo caso, e andremo a vedere come funziona il tutto. Dunque ragazzi, andiamo a fare un veloce unboxing di questa confezione, anche se si tratta di dei semplici LED, ho comunque voluto fare un unboxing del prodotto per farvi vedere cosa c'è all'interno della confezione. E allora, quando apriamo la confezione, come potete vedere, troviamo una serie di aggeggi, come ad esempio il nostro bel telecomandino wireless per comandare le strisce LED, perché queste strisce LED possono essere comandate sia da Alexa sia dal telecomandino wireless che anche da tramite applicazione su Android o Apple. Dopodiché abbiamo la nostra centralina che permette di realizzare tutto quanto, appunto, quindi questa sarà quella che si andrà a collegare al nostro impianto appunto wifi e andrà a gestire tutto quello che riguarda la domotica di questo accessorio. All'interno di questo dispositivo è presente anche un microfono che è in grado di percepire appunto i suoni ambientali e quindi permettere appunto di attivare una funzione che si chiama la funzione disco, mi sembra, che permette di fare andare questi LED al ritmo di musica o comunque al ritmo della musica che c'è nell'ambiente circostante alla centralina. Dopodiché abbiamo anche degli accessorini, questo non so benissimo cosa sia, uno spessorino di gomma, non so cosa possa servire, mentre qui abbiamo i nostri due adattatori che verranno collegati, dopo lo andiamo a vedere, alle nostre strisce LED per permettere appunto la connessione della striscia LED a questi dispositivi di qua. Appunto, come potete vedere, possiamo inserirli qui e andare a inserire qui la nostra striscia LED, niente di più semplice, comunque sia una procedura che troviamo molto spesso in queste configurazioni. Qui abbiamo il nostro bel alimentatore che adesso andiamo ad aprire per evitare che ci siano rumori nella registrazione. Come potete vedere, questo è un alimentatore col codice JCY1250, che è un alimentatore da 50-60 Hz da 1A6, in grado appunto di alimentare la nostra striscia LED per intero senza problemi. È una 12V 5A. E
Questa di qua ovviamente verrà collegata alla nostra centralina. Come potete vedere, qui nella nostra centralina è possibile collegare la nostra alimentazione e qui i nostri LED. Dopodiché qui possiamo andare a collegare il nostro prolungo per andarlo a collegare appunto alla corrente. Dopodiché troviamo anche un manualino di istruzioni. Come possiamo vedere, qui abbiamo un manualino di istruzioni che ci spiega tutto quanto. Il manualino purtroppo è in inglese, comunque sia è abbastanza semplice andare a capire come farli funzionare, a parte il fatto che c'è questo video tutorial appunto per questo. Andiamo a vedere la nostra spettacolare striscia LED che è appunto contenuta in questa cellophane di plastica. Eccola qui, qui abbiamo la nostra striscia LED, in questo caso è di 5 metri e come possiamo vedere qui abbiamo i nostri spettacolari LED. I LED, come potete vedere, adesso ve li faccio vedere meglio, sono avvolti da una pellicola di plastica trasparente che permette appunto di rendere questi LED IP64, quindi ci possiamo passare anche una pezza umida sopra per pulirli magari un giorno. Mi capita spesso sull'altra postazione, per questo lo vengo a dire. E comunque sia non c'è bisogno appunto di fare attenzione con l'acqua più di tanto, perché questa striscia LED appunto è avvolta di questa pellicola trasparente, non so se si vede sul video, che permette questa cosa di qua. Qui abbiamo il nostro spinotto di connessione alla centralina e mentre qui abbiamo il biadesivo presente dietro la striscia. Il biadesivo, come sempre su queste strisce LED, non è che sia tanto affidabile, infatti poi tende col tempo a staccarsi, anche se presente diciamo un biadesivo di ottima qualità. Non è il 3M, ma comunque sia è un adesivo di ottima qualità perché l'ho installato sull'altra postazione, però io preferisco, per un lavoro a lungo termine, preferisco sempre mettere una striscia di silicone lungo la striscia LED affinché questa striscia non si possa più staccare dalla scrivania appunto. Magari un domani va a finire sempre che si stacca. Qui abbiamo la nostra striscia LED classicissima che possiamo andarla a tagliare dove ci sono le famose tacchettine. Quindi vado a fare un semplice test, vado a collegare il tutto sulla scarpetta appunto per vedere se funziona. Come vi ricordo che comunque dovete seguire le linee guida per installare i LED perché sennò si bruciano, quindi dobbiamo mettere freccia con freccia e per farli appunto funzionare, altrimenti non funzionano. Mettiamo la nostra striscia LED e andiamo a collegare la nostra alimentazione per vedere appunto se funziona tutto. Yes, appena collego tutto, come potete vedere, accende il volo. Andiamo a vedere il telecomandino per gestire i colori. Qui abbiamo un'asticella da tirare perché per protezione della batteria dobbiamo rimuovere questa ovviamente e far funzionare il tutto. Yes ragazzi, molto molto fighi. Un attimo vi faccio vedere il risultato al buio. Alexa, spegni plafoniera. Ok. Ok ragazzi, adesso che ho spento la plafoniera e siamo completamente al buio, come potete vedere la luminosità del dispositivo è abbastanza soddisfacente. Possiamo andare ovviamente a cambiare colore, a fare tutto quello che possiamo fare sulle strisce LED classiche, eccetera eccetera, ma in più su questo dispositivo abbiamo la funzione Music. Oltre a collegare l'applicazione Alexa e tutto quanto, possiamo anche attivare la funzione Musica, che è molto figa ragazzi, perché se io vado ad attivare Musica, come potete vedere la striscia LED va al ritmo di quello che è comunque dell'audio che c'è nel vicino il dispositivo. Il dispositivo ha dei microfoni che sono presenti appunto su questa centralina, che vanno a rilevare il suono ambientale e vanno a regolare i LED al ritmo appunto di quel suono che ascoltano, quindi in questo caso anche della mia voce. Una funzione molto bella che quando c'è la musica è molto figo, come potete immaginare. Ci sono tre effetti simili. Ad esempio, questo è un altro effetto sempre music che va a cambiare i LED, diciamo un pochettino più flash, un pochettino più fighi. Questa è la terza modalità music,
praticamente questo lampeggio stile strobo di discoteca che va a far funzionare questi LED in questo modo. Io quello che preferisco è il primo, perché ha una luce più tenua e più morbido lo spegnimento e l'accendimento, come potete vedere è molto più sensibile. Io lo preferisco veramente. È molto sensibile anche il microfono, ragazzi, perché io, se provo a parlare piano piano, come potete vedere, lui mi sente lo stesso e va a regolare tutto quanto. Questa è la chicca, diciamo, questa striscia LED. Io per questo ho preferito questo kit, a parte il fatto che aveva la stessa centralina che avevo anche nell'altra postazione, ho preferito questo kit appunto per questo motivo. Ovviamente possiamo regolare anche la velocità degli effetti, possiamo andare a regolare ovviamente ogni aspetto che possiamo fare della lampada, appunto come la velocità di accensione, spegnimento delle LED, tipo nei vari effetti, l'intensità di luminosità dei LED tra 100% e diciamo altre percentuali. Come possiamo vedere, possiamo abbassare e aumentare la luminosità della striscia. Tutto quello che possiamo fare dal telecomandino wireless, ovviamente possiamo farlo anche tramite Alexa oppure tramite applicazione Android, appunto. Dunque, ragazzi, una nota che vorrei aggiungere è che io ho sull'altra postazione un'altra centralina uguale a questa, e ovviamente il telecomando della nuova striscia LED non funziona sulla vecchia striscia LED, funziona solo su quella striscia. Quindi questa è una figata, perché comunque rende autonomo questo dispositivo, nel senso che quando vado a cambiare colore sulla seconda striscia LED col telecomando, non vado comunque a cambiare colore anche a questa. Questa è una cosa abbastanza interessante che mi ha lasciato perplesso, perché comunque i dispositivi sono uguali, queste centraline sono uguali sia nella prima postazione, in questo caso che lo devo andare a montare, sia sull'altra postazione. Però questo telecomando funziona solo qui, là non funziona. Come potete vedere, qui posso andare a fare operazioni, mentre lì non posso andare a fare nulla, perché quando vado a puntare là, le operazioni che faccio le faccio sulla striscia LED. Quindi il telecomandino è differente tra le due postazioni. Ad esempio, questo è l'altro telecomandino, come potete vedere qui non funziona, adesso è messo il circolo colore, come potete vedere, però non funziona questa funzione, cioè questo telecomando non comanda questa striscia, comanda solamente quella. Figo. Allora, ragazzi, per poter comandare queste strisce LED sulla nostra applicazione Android, ovviamente dobbiamo andare a installare la nostra applicazione Android, per come ci dice il manuale di istruzioni. L'applicazione Android in questo caso è la Magic Home. Quindi dovremo andare a cercare ovviamente sul Play Store Magic Home, oppure scansionare il codice QR che c'è presente sul manuale. Come potete vedere, io in questo caso già l'applicazione ce l'ho installata, perché ho un altro dispositivo che gestisco tramite questa applicazione, quindi ovviamente non la devo installare. In questo caso devo andare semplicemente ad aprire l'applicazione. In questo caso io già ho LED della postazione numero 1 già inseriti all'interno di questa applicazione, non devo fare altro che aggiungere i nuovi dispositivi, quindi in questo caso i LED della postazione 2 che ho appena fatto vedere sul video. Quindi dobbiamo semplicemente andare a cliccare sul più, aggiungi dispositivo, e andare a collegare il nuovo dispositivo, quindi in questo caso LED net, questo che appare qui. Andiamo a collegare sull'applicazione. Ok, adesso andiamo a collegarci tramite Wi-Fi col nostro smartphone alla rete 2.4 GHz, quindi mi raccomando non la 5 GHz, se no non funziona. Io in questo caso già sono connesso alla rete 2.4 GHz, quindi ok. Vado a cliccare appunto sulle reti che mi ha trovato, alla quale è possibile collegare la striscia LED, quindi vado a cliccare su TIM 2.4 GHz. In questo caso la password è stata già inserita, questa è la password del mio wifi di casa, ovviamente è stata inserita già in automatico perché io già ho altri dispositivi collegati a questa rete su questa applicazione, quindi vado a cliccare su conferma a casa. Alexa, stop. Ok, come potete vedere Alexa mi ha trovato già il dispositivo, ma adesso lo andremo a configurare anche ad Alexa. Qui andremo a rinominare la nostra striscia LED, quindi in questo caso io vado a chiamarli LED postazione 2. Ok, fatto, andiamo a memorizzarli. Come potete vedere adesso c'è LED postazione 1 e LED postazione 2. Ok, e come potete vedere abbiamo collegato la nostra striscia LED, che possiamo comandare i colori eccetera eccetera, possiamo comandare tutto quello che vogliamo tramite appunto l'applicazione. Molto figa. Una funzione che è abbastanza figa, e possiamo aggiungere i preferiti qui, per aggiungere i colori preferiti ad esempio sulla nostra skill.
possiamo andare a decidere ovviamente la luminosità della striscia, possiamo andare ad utilizzare il microfono del cellulare per far lampeggiare appunto i LED a ritmo di suoni rilevati tramite il microfono del cellulare. Come potete vedere, possiamo utilizzare il microfono del dispositivo oppure il microfono dell'applicazione. Insomma ragazzi, da qui possiamo fare tutte le robe fighe, possiamo andare a cambiare colori, possiamo andare ad attivare la modalità cinema, che non so benissimo a cosa si riferisca, non ho idea. Possiamo andare a inquadrare un oggetto, ad esempio la mia scrivania, come potete vedere che è bianca, e lui andrà a impostare i LED di colore bianco. Come potete vedere, cattura colore, lui va a catturare il colore e lo va a trasportare sulla striscia LED. Come potete vedere, il colore della striscia LED è bianco. Se io vado a inquadrare ad esempio, che ne so, qualcos'altro, questa parte di qua che è verde, vado a mettere cattura colore e lei va a impostare la striscia LED in colore verde. Molto figa sta cosa ragazzi, perché potete catturare il colore da dove volete. E niente ragazzi, una volta fatto questo, tutto questo ambaradan, avervi spiegato un pochettino l'applicazione, possiamo andare a vedere su Alexa di aggiungere questi nuovi dispositivi affinché io li possa comandare anche tramite il mio dispositivo di assistente vocale e tutto rende un pochettino più smart. Quindi in questo caso andiamo su Alexa. Ok, una volta aperta l'applicazione, già l'applicazione mi ha dato una notifica che ha trovato i dispositivi, perché io già ho un altro dispositivo con la stessa applicazione, quindi Magic Home, ma se voi non ce l'avete comunque dovete andare su altro, andare a cercare appunto skill e giochi e andare a cercare la skill di Magic Home. Ok, una volta che abbiamo trovato la nostra skill di Magic Home, la dobbiamo installare sul nostro Alexa e appunto attivarla facendo il login, interfacciando l'applicazione Magic Home con Alexa. Io già questa operazione l'ho fatta, quindi ovviamente non devo fare nulla. Quindi se io vado su dispositivi dovrebbe anche esserci il LED postazione 2. Vediamo. Allora, dispositivi, mostra tutti i dispositivi. Eccoli qua ragazzi, come potete vedere, quando vado a mostrare tutti i dispositivi sono presenti anche i LED postazione 2, che al momento sono in colore verde, come potete vedere. Quindi da qui posso fare la stessa cosa, andare a cambiare colore, posso andare a fare tantissime cose. Abbastanza interessante la cosa. Adesso praticamente potrò comandare tutto quanto tramite l'applicazione Alexa e ovviamente potrei andare a creare le routine inserendo anche questa features, diciamo questi LED, all'interno delle mie routine. Per chi non ha visto i video delle routine, lo consiglio di andarlo a vedere perché sono molto interessanti. Ho creato un ambiente veramente molto figo nella mia camera, nel mio studio, quello che è, che rende tutto molto più smart, molto più figo. Quindi andate sul mio canale a vedere il video dedicato alle routine, che ne ho create veramente tante. Andiamo a fare un piccolo test per vedere se questi LED funzionano adesso con Alexa. Ok ragazzi, come potete vedere adesso ci abbiamo tutto pronto. Possiamo dire benissimo ad Alexa di Alexa, accendi LED postazione 2. Ok. Eccoli qua. Alexa, accendi LED postazione 1. Ok. Alexa, imposta LED postazione 2 di colore bianco. Ok. Come potete vedere cambia colore. Posso gestire tutto, tipo ad esempio Alexa. Alexa, imposta LED colore giallo, postazione 2. Ok. Alexa, imposta LED postazione 2 al 10%. Ok. Alexa, imposta LED postazione 2 al 100%. Ok. Alexa, imposta LED postazione 2 di colore blu. Ebbene ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Eventualmente vi invito a lasciare un like su questo video. Vi raccomando, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video che andrò a fare. Vi ricordo che uscirà un video nuovo ogni lunedì, ogni inizio settimana. Per il resto ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se avete qualche dubbio su questo argomento. Per il resto ragazzi, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao.